questa è una vergogna. La vergogna di tutta la Sicilia, non è la festa della Sicilia, questa è la vergogna della Sicilia. La vergogna della Sicilia perché nessun onorevole, neanche il presidente della regione, si fa trovare dove manifestano 2000 posti di lavoro, lui è latitante. Le nostre richieste, la nostra richiesta è una sola e chiara: noi vogliamo andare a lavorare come ci hanno promesso e come hanno firmato l'accordo di mandarci a lavorare, solo questo chiediamo, chiediamo solamente di andare a lavorare. Per me siete tutti una manata di fango, si dovrebbero assumere le loro responsabilità. Quindi alzerete il tiro? Sicuramente, perché entro il 31 dicembre dobbiamo avere una soluzione, perché già dal 1 gennaio 2013 non avremo soluzioni. Quindi vogliamo soluzioni, vogliamo sapere quello che ci aspetta, se dobbiamo continuare a lavorare, se dobbiamo andare a rubare. Loro non suicidano, non vogliamo essere parassiti. Di sicuro noi non siamo i tipi che ci suicidiamo, mi dispiace e rendo onore a tutti quelli che l'hanno fatto, a loro e alle loro famiglie, perché no, questi non sono suicidi, ma come dice tutto il resto d'Italia sono omicidi di Stato. Tutti i governi, tutti i politici, tutti i partiti maggioritari, PDL, ripeto, PDL, UDC, PD, tutti quelli che tirano, tutti, sono troppi per ricordarli, ma nomino i tre maggioritari, ci hanno deluso e in Sicilia c'era una bellezza di 60 deputati e nessuno ha detto una parola. Noi tanto sicuramente non ce ne andiamo, se prima che sera non ce ne andiamo, non ce ne andiamo qua, ma le proteste cominceranno a salire, figurati che l'intenzione delle persone, visto che nessuno ci può aiutare, sia la politica, sia anche il nostro sindacato, perché a livello nazionale non si fanno sentire quasi nessuno. Siamo disposti, l'unica persona che ci può ascoltare è Dio, andare a occupare anche la chiesa, la cattedrale, qualunque posto, che solo quello ci può aiutare, la curia, che solo il Papa ci può aiutare forse. Loro sono in questa delegazione, io dal 31 dicembre sono disoccupato, non vendo nessuno, a ammortizzatore sociale. Mi piccano un operaio interinale, da 4-5 anni che lavorava alla BNS, vendo 8. Lo Stato non deve guadagnare più sopra di noi. Noi ora dobbiamo guadagnare sopra di loro, perché ci hanno ucciso l'anima e ci hanno dato la dignità. Cosa significa dignità? Queste persone che si uccidono, queste sono persone che sono esasperate dalle tasse, perché se non c'erano molte tasse queste persone non si uccidevano. Ma guarda, le prossime azioni noi ogni giorno ne finiamo una e poi ci vediamo per organizzarne le altre. Non lo so, potremmo andare a casa di Orlando, che prossimamente ci saranno le elezioni a sindaco, o potremmo toccare lo Stato direttamente, le poste, vedremo, questa è una cosa che poi concorderemo tutti assieme e decideremo nella serata.